Ciao, io sono Lauretta Buffa di Visionaire.fm. Sei pronto? Sei pronta ad una nuova puntata del nostro appuntamento con le Vision News, come le chiamo io, cioè le novità dal mondo del cinema e delle serie TV? Bene, partiamo subito. No, ho mentito. Prima ti ricordo di seguirmi sui social, se ancora non lo fai, perché tutti i giorni trovi nuovi contenuti freschi freschi sui profili e sui canali di Visionaire. YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter e il nuovissimo canale WhatsApp. Ma andiamo subito al sodo e scopriamo le novità della settimana. Sì, ora sì. Vision News, le notizie della settimana. Se mi segui già da qualche tempo, magari ti ricorderai che prima dell'estate ti avevo raccontato che dal film del 2001, La rivincita delle bionde, la commedia con Reese Witherspoon, sarebbero state tratte delle serie TV e degli spin-off. Beh, i progetti stanno iniziando a concretizzarsi perché Reese Witherspoon stessa ha confermato che sono stati avviati i casting per cercare una giovane Ellie Woods, questo era il nome del suo personaggio, prima che si trasformasse in un'adulta e in un avvocato di successo, con una spiccata preferenza per il colore rosa. Lo ha riportato Variety e la serie, tra l'altro, che potremo vedere su Prime Video, sarà quindi un prequel e racconterà le sue vicende al liceo, quindi cosa la influenzerà, cosa influenzerà la sua vita e le sue future scelte. La Witherspoon su Instagram ha incoraggiato chiunque lo desideri ad inviare la propria candidatura ai casting, quindi se vuoi anche tu. Rimaniamo in tema di vicende legali, ma ci facciamo un po' più seri perché parliamo di una serie italiana ispirata alla vicenda giudiziaria che coinvolse Enzo Tortora, perché sono iniziate a Roma le riprese di Portobello. Questo è il titolo della serie TV diretta da Marco Bellocchio, che vede Fabrizio Gifuni nei panni del popolare conduttore televisivo. Quindi in 6 puntate ripercorreremo le vicissitudini che negli anni 80 videro alcuni collaboratori di giustizia accusati ingiustamente Tortora di far parte di un'associazione camorrista dedita al traffico di stupefacenti. Il conduttore venne chiuso in carcere e processato per anni prima di essere definitivamente assolto da ogni accusa. Nel cast anche Lino Musella, Romana Maggiora Vergano, che ormai è dappertutto, Barbara Bobulova, Alessandro Preziosi e tanti altri. Ma torniamo negli Stati Uniti e parliamo di Netflix, perché The Perfect Couple con Nicole Kidman e Liv Schreiber è andata così bene che il team creativo dietro alla miniserie e l'autrice del romanzo dal quale è stata tratta, che si chiama Ellen Hildebrand, stanno già lavorando ad altri progetti da portare sul piccolo schermo. Come si dice, cavallo che vince non si cambia, no? Ecco allora, The Perfect Couple infatti, da quando è uscita lo scorso 5 settembre, ha tenuto incollati allo schermo un bel numero di spettatori, numeri che hanno addirittura superato la corazzata Emily in Paris. Nella settimana dal 16 al 22 settembre la serie ha totalizzato 10,4 milioni di visualizzazioni. Quale sarà il prossimo romanzo ad arrivare sugli schermi? Beh, c'è l'imbarazzo della scelta, perché l'autrice ha scritto ben 26 romanzi ambientati a Nantucket, dove si svolge appunto The Perfect Couple. E a proposito di adattamenti di romanzi per il piccolo schermo, ci spostiamo su Apple TV Plus per Margot's Got Money Troubles. La serie, basata sul romanzo di Ruffy Thorpe, coinvolge come sceneggiatore il pluripremiato vincitore di 11 Emmy David E. Kelly e può contare su un robusto cast di stelle, prima fra tutte la moglie di Kelly, Michelle Pfeiffer. Ultimo nomone annunciato che comunque raggiunge nel cast Elle Fanning e Nicole Kidman, che devo dire ultimamente è molto attiva in zona serie TV perché ne abbiamo appena finito di parlare con The Perfect Couple. Margot's Got Money Troubles racconta in 8 puntate la storia di Margot Millet, interpretata da Elle Fanning, la figlia di una cameriera di Hooters e di un ex wrestler professionista che, dopo aver avuto una relazione con il suo professore di inglese al college, rimane incinta e si rivolge ad OnlyFans, dove riscuote un successo travolgente. E rimaniamo su Apple TV Plus con la seconda stagione di Shrinking, perché è stato pubblicato il trailer ufficiale del nuovo ciclo di episodi che comprenderà 12 puntate, che potremo vedere a partire dal 16 ottobre. La serie, con Harrison Ford e Jason Segel, segue le vicende di un terapeuta in lutto dopo la morte della moglie che inizia a seguire una propria etica personale, dicendo ai suoi pazienti esattamente ciò che pensa, senza alcun riguardo per la sua formazione e l'etichetta della
la professione si ritrova a cambiare in modo drastico e tumultuoso la vita delle persone, compresa la sua. Visio Selfie, la recensione della settimana. Se quando sei sul divano ti capita di passare minuti interminabili a fare zapping di qua e di là perché non sai cosa guardare, ti consiglio di guardare le mie storie su Instagram nella sezione Now Playing, oppure puoi dare un'occhiata ai miei video selfie, come chiamo io le mie recensioni. E questa settimana ti parlo della serie TV Costas, disponibile su Rai Play. Io devo dire che amo molto, apprezzo tantissimo i protagonisti, ovvero Costas Karistos, interpretato da Stefano Fresi, e la moglie interpretata da Francesca Einaudi. Loro sono veramente sempre grandissimi e anche in questo caso i gioielli della corona di questa serie, perché per il resto, purtroppo devo dire che i dialoghi sembravano più dialoghi letti anziché vissuti. Si sente la penna, ecco, poco naturali, molto letterarie, ecco. Bisogna anche dire che nel cast, senza fare nomi e cognomi, ahimè, c'è un alto grado di cinofilia, diciamo così, ecco, talento canino. Purtroppo, per quanto riguarda poi la narrazione, i colpi di scena, a mio parere, sono tutti telefonati, è chiaro, e nonostante il colpo di scena finale, sul quale non posso troppo sbilanciarmi perché se non hai visto la puntata non voglio rovinarti, non voglio spoilerare, non voglio rovinarti il gusto di vederti la serie, ecco, il colpo di scena finale in realtà qualcosa, se guardi spesso serie crime come me, lo avevi già potuto intuire fin dall'inizio. Se vuoi ascoltare o vedere la video recensione completa, la trovi sui profili social di Visionair e naturalmente sul canale YouTube. Ma ora... Parole di stelle. Non importa quanto male vadano le cose, prima o poi tutto migliora. Lo ha detto Richard Gadd. E per il momento è tutto da Lauretta Buffa e da Visionair, ma se vuoi rimanere sempre aggiornato, aggiornata sulle novità dal mondo del cinema e delle serie TV, vieni a trovarmi sul sito visionair.fm, oppure ci leggiamo tutti i giorni su WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok e ci vediamo su YouTube. Al prossimo episodio!